Si dice che non ci sia modo migliore di imparare che dai propri errori. Beh, però se qualche volta riusciamo ad imparare dagli errori degli altri, direi che è tutto, tutto, tutto di guadagnato. Ciao, io sono Michela, mi sono trasferita da qualche mese qui in Messico e ho notato che sia io sia altri espatriati italiani che ho conosciuto qui abbiamo commesso tutti più o meno quasi gli stessi errori prima di trasferirci. Voglio quindi elencarteli qui, almeno quelli principali, in modo tale che invece tu possa imparare dai nostri errori e così non ripeterli. Iniziamo così dal primo, quello di non controllare abbastanza accuratamente i nostri documenti. Ad esempio, controllare la data di scadenza della carta d'identità, del passaporto o anche della nostra patente. Perché è importante controllarli in Italia? Perché in Italia è più facile rinnovarli se sono in via di scadenza, mentre farlo da qui, farlo dall'estero, come tutte le cose, non è impossibile, però è sicuramente più difficile. Quindi può agevolarti molto se sei ancora in Italia a occuparti di queste cose ora che sei ancora in Italia. I documenti però non si limitano soltanto ai nostri documenti di identità, ma nei documenti includiamo anche ad esempio i certificati di matrimonio, i certificati di nascita, i documenti della scuola, magari dei vostri figli, o anche i vostri documenti sanitari se ne avete di importanti da portare con voi. Ecco, quindi ci sono tanti documenti, tutti quei documenti che potrebbero servirci una volta arrivati qui in Messico. Vi parlo anche per la mia esperienza personale. Io ho dovuto anche tradurre, ad esempio, il mio certificato di matrimonio in spagnolo e legalizzarlo, quindi appostillarlo in Italia. Quindi anche voi, se sapete magari che questi tipi di documento o altri certificati, altri atti, ne avrete bisogno qui in Messico, vi consiglio vivamente di controllare se c'è la necessità di tradurli e controllare anche se c'è la necessità di avere una traduzione legalizzata di questi documenti, che sicuramente in Italia sarà più facile da ottenere rispetto che qui. Secondo errore invece che molti espatriati fanno prima di venire, ossia quello di non rendersi conto di quanto grande, di quanto vasto e immenso è il Messico. Il Messico è il 13° paese più grande, più esteso del mondo, quindi questo vi fa capire quanto possa essere grande questo paese, ma quindi anche quante culture diverse, quante tradizioni diverse, quanti popoli anche possiamo dire diversi possiamo incontrare una volta arrivati qui. Questo può esserci di aiuto sia per la nostra partenza. Molti pensano vado in Messico, quindi vado in un'altra cultura, vado in un altro posto. In realtà si può andare in tanti posti diversi, si può relazionarsi con tantissime culture, con tantissimi popoli diversi, tutti qua nello stesso stato. Quindi c'è davvero una grande possibilità di scelta. La seconda ragione per cui dobbiamo prendere in considerazione la vastità geografica di questo stato è perché molti espatriati nel loro primo viaggio o appena arrivati qui decidono in realtà di girare lo stato, di voler magari vedere il più territorio possibile per poi scegliere il posto dove vivere. Questa è sicuramente una cosa molto utile che può darci una panoramica generale di come è lo stato, ma bisogna prendere però in considerazione questo fattore per non magari perdere troppo tempo nel viaggio e anche per non spendere magari troppo denaro in questo viaggio che sicuramente sarà molto più lungo del previsto. Terzo fattore da prendere in considerazione prima di partire. Lo so, magari soprattutto il mese prima della partenza è un mese ricco di tantissimi impegni, cose importanti o meno importanti da dover fare. Non dobbiamo però sottovalutare assolutamente di prenderci cura anche del nostro corpo. Anche il nostro corpo sta per affrontare un grande cambiamento, sta per essere catapultato in un altro mondo letteralmente, con un altro clima, con altre abitudini, con altro cibo e anche con tantissimi e nuovi batteri. Quindi il consiglio che posso darvi è quello magari di iniziare a rafforzare, ora che siete in Italia, il vostro sistema immunitario. Io ad esempio mi ero recata dal mio omeopata di fiducia che mi aveva dato alcuni integratori naturali proprio per aiutarmi in questo processo di trasferimento in un nuovo paese. Un altro errore che alcuni di noi commettono è quello di non avere un'intenzione chiara. Che cosa intendo per intenzione chiara? Beh, una volta che hai deciso di trasferirti in Messico, è sempre bene ogni tanto comunque fare una sorta di check, no? Dei perché hai preso questa decisione, del che
che cosa vuoi fare qui in Messico, perché sei venuto qui. Sono una serie di domande che ti aiuteranno sia nel momento di transizione, perché ti aiuteranno a rimanere focalizzato su ciò che stai facendo, ma sia anche nei momenti magari un po' più difficili, soprattutto nei primi periodi in cui sarai qui, dove magari sentirai un po' di più la mancanza dell'Italia. Ecco, ritrovare la tua intenzione ti aiuterà sicuramente a ritrovare il tuo equilibrio qui nella tua nuova casa. E passiamo poi al punto successivo, sia quello di decidere in quale città volersi trasferire, voler vivere, senza magari averla ancora visitata. Perché sconsiglio questo? Perché in realtà, come ho detto prima, il Messico è un territorio davvero molto vasto, quindi hai tante possibilità di scelta. E poi soprattutto per quanto riguarda ciò che sta accadendo adesso, anche qui le norme legate alla situazione sanitaria possono variare anche abbastanza rapidamente, ed è quindi bene recarsi in una, due, magari tre città e vedere com'è lì la situazione, conoscere magari anche la cultura del posto, sentire un po' come ci si sente, no? In quella città, e poi da lì poter scegliere davvero consapevolmente qual è la città più giusta per noi. E a questo si lega sicuramente il prossimo errore che molti di noi spesso compiono nel trasferirsi qui, ossia quello di affittare una casa quando ancora si è in Italia. So perfettamente che trasferirsi in un nuovo paese può essere molto destabilizzante, quindi il pensiero di avere già trovato una casa, un posto fisso, un'ancora nel paese dove stiamo andando può sicuramente anche a livello psicologico darci una maggiore stabilità. Vi consiglio però di non avere assolutamente fretta, è sempre meglio bene recarsi in un posto, visitare la città, visitare anche il quartiere, capire quale strada, in quale zona è più affine a noi, e lì poi cercare la nostra casa. E cercare casa sul posto ci aiuterà anche ad evitare alcune truffe che, come sempre, in tutti i posti possono comunque avvenire online. E veniamo poi al punto successivo. Anch'io qui devo ammettere ho fatto qualche errorino, e tornassi indietro rifarei sicuramente le cose in maniera diversa. È quello riguardante la gestione del nostro denaro, quindi come accedere ai nostri fondi, ai nostri conti correnti una volta che ci siamo trasferiti all'estero. Una cosa da poter fare è recarsi nella nostra banca fisica, se avete una banca fisica in Italia, e magari capire da lì in che modo poter gestire al meglio il vostro conto corrente, quindi magari trovare anche un delegato, un vostro parente che potrà fare le vostre veci quando voi non sarete più fisicamente lì. Un'altra cosa importante può essere anche avere più carte di credito, più carte di debito. Questo perché se magari doveste perderne una, se dovesse romperne una, se dovessero rubare una, ecco, potete avere comunque altre carte da poter utilizzare prima che magari la vostra carta del conto corrente in banca italiano arrivi qui in Messico, quindi passa magari un po' di tempo e voi magari non avete più accesso ai vostri fondi. Un'altra questione da tenere sicuramente in considerazione sono le commissioni al momento del prelievo. Infatti, anche se trovate la banca con le commissioni più convenienti, che sono all'incirca tra il 3% e il 5%, se applichiamo questo 3% e 5% a delle cifre un po' più grandi, vediamo come ad esempio per un ammontare di 5.000 euro le commissioni si possono aggirare intorno ai 150 o 250 euro, che come vedete non sono poi soltanto bricioline. E un modo ad esempio per aggirare questo problema è quello di richiedere la carta Wise, nota anche come Transfer Wise. Ecco, con questa carta avete delle commissioni davvero ridotte quasi allo zero, però è una carta che bisogna fare quando si è ancora in Italia, perché ad esempio qui dal Messico non si può richiedere, perché è una carta che in Messico non c'è ancora, quindi è importante farlo ancora in Italia, quando siamo ancora lì. Un altro errore ricorrente può essere quello ad esempio di prendere delle decisioni importanti sulla base delle testimonianze di altre persone. Ovviamente viviamo in un mondo dove internet è veramente importantissimo ed è una risorsa direi fondamentale e preziosissima. Ci sono infatti dei gruppi Facebook, dei canali YouTube come ad esempio anche questo, dei video, anche delle testimonianze di amici che possiamo avere di chi è stato in Messico. Sono tutte testimonianze
testimonianze molto importanti, molto preziose per il nostro trasferimento. Però non dobbiamo far sì che queste testimonianze diventino la base della nostra esperienza, che non influenzino troppo il nostro percorso qui, prendendo tutto ciò come delle pilloline preziose che ci aiuteranno nel nostro cammino qui. Un altro errore che molti di noi hanno fatto, e mi ci metto dentro anch'io, lo ammetto, è quello di sottovalutare l'importanza dello studio della lingua spagnola prima di arrivare qui. Io avevo preso soltanto qualche lezione online su iTalki di spagnolo e pensavo potessero bastare come base per potermi trasferire. In realtà nei primi giorni qui ho avuto davvero molte molte difficoltà. Certo, lo sappiamo tutti, l'italiano è simile allo spagnolo, quindi alcune parole, alcune espressioni ci suonano molto più familiari. Però per avere la capacità di potersi esprimere, anche la capacità di poter comprendere tutto ciò che ci viene detto, bisogna comunque studiare questa nuova lingua. E credo che sia anche una forma di rispetto, no? Del paese e anche del popolo che ci sta accogliendo, quello di mostrare che stiamo facendo lo sforzo, no? Di imparare la loro lingua. Molti di noi, non soprattutto gli italiani, gli americani in primis, ma anche altri europei, soprattutto nord europei, vengono qui e iniziano subito a parlare inglese. Ecco, magari sarebbe carino prima chiedere se l'altra persona parla inglese, se ci si può esprimere in questa lingua, perché qui la lingua madre è comunque lo spagnolo e non tutti i paesi, soprattutto nei posti meno turistici, ecco, l'inglese non è così diffuso, non è così parlato. Quindi sì, studiamo assolutamente lo spagnolo prima di partire. E veniamo poi all'ultimo punto, che più un errore lo reputo forse un consiglio che mi sento di darvi, ossia quello di essere il più possibile flessibili in questa transizione, in questo trasferimento all'estero. Che cosa intendo con l'essere flessibile? Stiamo magari lasciando l'Italia, il paese dove magari molti di noi hanno vissuto per la maggior parte del tempo, ci stiamo per trasferire in una nuova nazione dove, per quanto la cultura latino-ispanica possa essere simile, ci sono comunque delle tradizioni, dei modi, dei costumi che sono diversi dal nostro. Sicuramente ci sentiremo accolti, ma non ci sentiremo in Italia, perché non è l'Italia, è un altro paese. E quindi per questo il consiglio che mi sento di darvi è proprio quello di essere più flessibili possibili, più aperti possibili alle nuove esperienze. Non irrigidiamoci nel nostro volerci comportare, magari nello stesso schema che abbiamo sempre seguito nella nostra vita, ma cercare di essere proprio più aperti a tutto ciò che può succedere, a tutte le nuove esperienze, e sicuramente anche questo ci aiuterà nella transizione per poter trovare la nostra casa e la nostra dimensione in questo nuovo stato. E abbiamo così visto insieme un elenco degli errori più comuni che noi espatriati italiani facciamo nel nostro trasferimento qui in Messico. Se magari secondo te ce n'è ancora qualcun altro che ho dimenticato, che ho tralasciato, lasciamelo pure nel commento e sarò felice di aggiungerlo. Come sempre, se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di mettermi un pollicino in su, e magari se anche tu stai pensando di trasferirti qui in Messico come me, puoi iscriverti al canale e rimanere così aggiornato su tutti i prossimi video riguardanti il trasferimento in Messico. Io intanto vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me anche in questo video e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!